fatto che avere una mostra in pieno centro, in una città come Milano dedicata alla musica, è una cosa di cui secondo me bisogna andare veramente orgogliosi come città, quindi i miei complimenti al, oltre alle Dronni che ha posseduto e ci ha mostrato tutto questo, i miei complimenti anche al sindaco che ha permesso questa cosa. E noi da buoni bolognesi siamo veramente invidiosi. Sì, perché ricordiamo che siamo in Piazza Duomo e a Bologna in Piazza Maggiore non c'è mai stata una cosa così bella. Quindi meraviglioso, siamo felicissimi di essere qua, siamo venuti qua unicamente per dare un'occhiata alla mostra, ecco, perché a parte l'amicizia che ci lega Red da tanti anni, ero veramente curioso di sapere cosa aveva nel cassetto, perché tutta questa roba qua Red se l'è tenuta per tanto tempo per lui. E adesso giustamente finalmente la regala al mondo e devo dire che devo fargli solo i complimenti. Lo sapete che la mostra avevano chiesto a Bologna di farla? E appunto hanno detto di no. Se la siete lasciata scappare. Ma guarda, se lo chiedevano a me gli dedicavo una via intera e avrei chiamato una via per quel giorno via Red Ronnie, però la verità è che evidentemente non c'è la stessa attenzione nei confronti della musica e nei confronti di quanto la musica può influire culturalmente in senso positivo su una città e sulle persone. Ripeto, i miei complimenti a Milano e proprio per questo noi ci siamo spostati da Bologna e siamo venuti qui a vedere. Infatti vederlo. Tutti i bolognesi che volessero vedere questa mostra prendano l'Eurostar e vengono a Milano. Qual è la vostra parte preferita? Immagino questa però. La parte che ci piace di più, almeno a me, a ballo sicuramente sono la parte riguardante i Beatles. Devo dire che la mostra... Ma anche i flipper non dispiacciono. Il flipper dei Rolling Stone è pazzesco. Credo che comunque io organizzerò qualcosa per riuscire a venire qui di notte e rubare qualcosa, perché devo avere... Credo che sarà tutto ben sorvegliato, perché c'è la storia qua dentro, è tutta roba vera. No, però c'è anche una bella parte che riguarda Bob Dylan, e vedere anche solamente un autografo su un'armonica fatto da Bob Dylan è già molto, perché Bob Dylan non si concede molto. È fatto lo spazio più piccolo di tutta la mostra, però ciò che è piccolo è anche raro, è prezioso.